Mimmo, primo giorno di mini basket in questa nuova stagione, si inizia con quali obiettivi? Allora, gli obiettivi sicuramente sono quelli di portare tanti bambini in palestra. Solo oggi, alla prima lezione, erano più di 100, solo annata 2005-2009, e ne aspettiamo sicuramente altri nei prossimi giorni. Abbiamo un palazzetto nuovo, una struttura nuova, spogliatoi nuovi, quindi è l'ideale per portare i bambini in palestra. Ecco, si continuerà a lavorare anche con i progetti scuola. Progetti scuola sono stati presentati a Battipaglia e sembra che siamo riusciti ad entrare anche a Empoli. Adesso, dopo i consigli di circolo che faranno nei prossimi giorni, sapremo definire un po' tutto il programma. Sicuramente abbiamo fatto dei progetti che, se approvati, andremo da ottobre fino alla fine di maggio. Ecco, oltre al progetto scuola possiamo anticipare qualche altra novità? Allora, le novità, diciamo che vorremmo organizzare a Battipaglia un torneo nazionale mini basket e poi sicuramente fare più gemellaggi fuori dalla regione Campania, quindi portare i piccoli, gli esordienti, gli scoiattoli, gli aquilotti anche fuori dalla nostra regione, come già abbiamo avviato alla fine dell'anno. Con l'intento magari di arrivare anche a 400 iscritti. Diciamo che se riusciamo ad entrare a Empoli e continuare a Battipaglia, il lavoro cominciato nell'anno passato, sì, l'obiettivo è quello di raggiungere 400 iscritti. In chiusura, perché fare mini basket? Perché giochiamo, ci divertiamo e cresciamo insieme.